Siamo collegati? Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo alla stazione di Gazzaniga, è appena passato mezzogiorno, con me ci sono tre studentesse e siamo qui per vedere un po' come sono andati i lavori di messa in sicurezza. Purtroppo, voi vi ricorderete ragazze, il 24 settembre dell'anno scorso qui è successo un fatto molto tragico. Due pullman si sono scontrati e ha perso la vita un ragazzo, un vostro coetaneo, insomma, di Ardesio, che ricorderemo, poi verrà ricordato settimana prossima. Qui con me ci sono Sofia, Elisa e Alice, giusto? Bene, la memoria tiene ancora. Sono delle studentesse, due dell'Alta Valle, una della Media Bassa Valle, che ci racconteranno un po' come va la scuola iniziata da una settimana. E sono stati fatti dei lavori di ampliamento dello spazio per gli studenti, poi ve li faremo vedere. Le banchine, insomma, sono state ridotte a due e adesso ci racconteranno un po' come va. Chi vuole cominciare? Chi è la più coraggiosa, diciamo? Sofia, alziamo la voce perché non abbiamo il microfono, quindi ci facciamo sentire da tutti. Di dove sei? Che scuola fai? Ok, che corso frequenti? Socio sanitario. Raccontaci un po' come va, avete trovato anche voi i lavori appena rientrate? Penso che sia stato molto. Sono delle studentesse, due dell'Alta Valle, una della Media Bassa Valle, che ci racconteranno un po' come va. Il numero di corse, quindi, per cui voi uscite da scuola, vabbè, adesso a mezzogiorno, poi uscirete a luna, giusto? Però ad esempio in questi giorni aspettiamo quelli da lì. Cioè dobbiamo aspettare un'ora al pullman, perché i pullman partono troppo pieni, quindi arrivano i pullman da Romero, giusto? Anche da Alzano, insomma, da Alzano, da Albino, già pieni, per cui voi? Per cui noi dobbiamo aspettare un bel po' il pullman, il prossimo pullman. Quindi diciamo che il problema del, com'è che possiamo dire, della ressa non è stato risolto. No. Cioè la sicurezza della stazione è sicura, i pullman no. Ok, quindi stazione più sicura, ci siamo, c'è posto per tutti adesso. Ok. Elisa, tu sei di stazione, quindi sali anche tu. E quindi vi è già capitato di restare a piedi? Sì. Anche quest'anno? Anche questa settimana? E quindi cosa fate? Aspettiamo un'ora al pullman. Ah, aspettate un'ora al pullman. Vediamo se la situazione è uguale anche a scendere. No, allora scendere ci sono tanti. Guarda, alza pure la voce. A scendere ci sono tanti. A scendere ce ne sono di più, vuoti immagino, perché arrivano. No, sono lo stesso pieni. Sono lo stesso pieni. Perché arrivano da. Ok, però. E secondo me la cosa ideale sarebbe farne partire da qua. Cioè farne partire qualcuno da qua. Quindi la proposta che ci fanno le ragazze, che poi magari condivideremo con chi di dovere, è di far partire dei pullman da Gazzaniga, è abbastanza semplice, cioè che non arrivino da Alzano, da Albino, da Clusone, quindi con questo problema di chi sale, chi scende, posto, da come ho capito ce n'è poco, e vedremo se magari vi possiamo aiutare anche noi. La mattina invece com'è la situazione? Cioè quando dovete venire a scuola? Ad esempio parte da Clusone. Ok, quindi parte da Clusone, per cui va bene. Mentre poi faremo vedere nel dettaglio, qui va meglio la situazione come messa in sicurezza della stazione? Sì. Ok, quindi c'è più spazio, i pullman vanno un po' più piano. Sì, un po' risultato. Come avete vissuto voi quello che è successo l'anno scorso? Ve lo ricordate? C'eravate? Io ero sul pullman del Bergamo. Ah, quindi quello che ha investito, sì. Insomma. E niente, in pratica il pullman stava per entrare e l'autista a noi, cioè sono state delle ragazze che hanno chiesto, possiamo salire direttamente? E lui fa sì, salite pure. E noi siamo qui, ci siamo sedute, il pullman è entrato e abbiamo sentito un frastuono. E niente, dopo l'autista è sceso. Ha iniziato a dire che non avevano i freni e dopo ho sentito un ragazzo urlare, sono rimasto schiacciato, allora l'autista entra sul pullman e fa la retro, certo, perché all'inizio non si era capita la gravità della cosa, sembrava fosse un incidente di poco conto, invece purtroppo è andata come è andata. Moralmente siete ancora, diciamo così, toccati, ne parlate, a scuola capita di confrontarsi? Sì,
Sì, perché comunque i pullman li prendiamo tutti i giorni, quindi da un lato non siamo sempre sicuri. Okay. Ecco, adesso vediamo, non so se si vede, sta entrando un pullman, fanno questa svolta molto più ampia e poi andremo a vedere all'interno della stazione come è stata sistemata. Io ragazze vi ringrazio di cuore, in bocca al lupo per tutto. Grazie. E speriamo di aiutarvi un po' a risolvere la situazione. Grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. E nulla, andiamo Diego a vedere un po' come ce la facciamo, cioè trasportiamo, andiamo a vedere. Allora, questo è il nuovo ingresso della stazione degli autobus, sono stati tolti tutti i parcheggi che c'erano lì, vedete, a favore di questo ingresso più ampio dell'attraversamento pedonale degli studenti. Ok, quindi stavamo dicendo attraversamento pedonale. Ed ora c'è uno spazio molto più ampio, adesso ve lo facciamo vedere, non c'è bisogno che parli, dove i ragazzi possono aspettare in sicurezza i pullman. Adesso è appena passato mezzogiorno, i ragazzi in questo periodo escono prima da scuola e sono qua che stanno aspettando i pullman. Ci hanno appena raccontato delle ragazze che la situazione a livello di sicurezza è molto migliorata, c'è però un problema di numero di corse e vedremo poi di interpellare anche chi di dovere. Ecco, entriamo adesso nel piazzale dove l'anno scorso c'è stato l'incidente. Vedete, lo spazio per i ragazzi, per gli studenti, insomma per gli utenti è molto più ampio, è delimitato da queste barriere, quindi l'ingresso dei pullman viene definito anche da queste barriere e le pensiline sono state messe in sicurezza, insomma c'è più spazio e quindi la situazione è notevolmente migliorata. I ragazzi, ovviamente sono i ragazzi che frequentano l'ISIS di Gazzaniga e appunto escono a turnazione dalla settimana prossima tra l'una e le due e magari poi verremo ancora a vedere se la situazione del numero delle corse è migliorata. È arrivata qualche domanda? Continuiamo a vedere i lavori che si stanno concludendo. Ecco, dicevamo, i lavori si stanno concludendo, i lavori di messa in sicurezza sono durati circa un mesetto, e li ha svolti la SAB, quindi la società che gestisce il trasporto, è in convenzione con il comune di Gazzaniga che è proprietario del piazzale delle autolinee e hanno messo in sicurezza appunto successivamente l'incidente mortale che c'è stato un anno fa, il 24 settembre 2018, ed è stata eliminata quella passerella che è stata al centro delle indagini dove camminavano i ragazzi investiti e dove è stato spiegato che fosse invece solo ad uso del personale della SAB, quindi quella passerella che è stata coperta, io non so se si vede bene, comunque è stata coperta. È stata al centro delle indagini, l'inchiesta si è conclusa con insomma è stato condannato l'autista dell'autobus, ci sono dei vari ricorsi e quindi poi vi aggiorneremo comunque anche in merito a questo. Settimana prossima ci sarà il ricordo, ecco, come mi ricordava Diego, di Luigi Zanoletti, lo studente di Ardesio che ha perso la vita. Ci sarà una messa e i ragazzi poi verranno qui alla stazione a, insomma, immagino a deporre dei fiori, a ricordarlo, perché il ricordo è ancora molto molto vivo in tutti. Vuoi, Diego, magari che vediamo un po' le pensiline o vediamo magari se c'è ancora qualche ragazzo che vuole dirci un po' come va. Vado a scuola, voglio dire, porco Dio. Stiamo facendo un video in diretta Facebook sulla pagina di Valseriana News, non so se la conoscete.
si occupa di educazione locale. E volevamo sapere da voi studenti come sta andando insomma la messa in sicurezza della stazione, se è più sicuro, se vi sentite più sicuro. Ma direi che comunque adesso direi che siamo molto più sicuri, anche perché la piazza è molto più grande, gli studenti sono molto più contenuti. E direi che comunque ha fatto un bel lavoro e sono uscito con loro prima all'inizio della scuola, è molto positivo e non avevo niente da dire. Speriamo che adesso si mantenga così, che non ci siano più altri incidenti. Tu che pullman prendi? Sali o scendi? Io salgo, adesso ok, e come ti trovi con le corse? Allora, il problema della stazione è stato risolto, però appunto il problema dei pullman è rimasto, quindi mancano ancora i pullman. Ad esempio, se c'è mezzogiorno devo aspettare un'ora o più per aspettare il mio pullman, perché è esasperante la situazione, però è una questione di pullman. Si vede avanti. Speriamo che si stimano più presto, però si va. Bene, dai, grazie mille, grazie davvero. Ciao. Ecco, come ci dicevano i ragazzi, la stessa versione di prima, insomma, quindi un appello a chi di dovere a sistemare magari il discorso delle corse. La stazione è stata messa in sicurezza e questo è sicuramente un punto a favore per tutta la viabilità, diciamo, per tutto il trasporto pubblico della valle. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, condivideremo ovviamente la diretta anche su YouTube in un articolo, e se avete cose da segnalarci sapete dove trovarci: pagina Facebook, Instagram, email info@valseriananews.it e seguiteci sempre www.valseriananews.it. Ciao!